Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per la presenza. Mi rendo conto che con 40 gradi è difficile, però ce l'abbiamo fatta. Saremo molto veloci e rapidi e daremo alcune indicazioni in modo che così siano chiari alcuni aspetti. Allora, dal momento in cui c'è stata anche la mia presentazione, si era detto che avremmo proceduto al, diciamo, riorganizzazione dell'assetto societario. E in effetti anche in questo periodo si è lavorato in questo senso. E quindi questa prima volta voglio annunciarvi che ci sarà un ingresso in società a breve che andrà ad affiancare il sottoscritto e Giuseppe Cervellera chiaramente e che rafforzerà nettamente e concretamente quelli che sono gli obiettivi che ci eravamo anche prefissi. È chiaro che si è lavorato sotto traccia, si è lavorato in maniera anche concreta, perché non è mai facile nulla, però ce l'abbiamo fatta, nel senso, diciamo, ce l'abbiamo fatta perché adesso saremo più forti, quindi avremo più peso e più consistenza. Chiaramente questo lo annunceremo a brevissimo. Io domenica sono in ritiro, vado a raggiungere la squadra in ritiro e già da domenica, da lunedì, da martedì si sapranno poi precisamente chi sarà questa persona che comunque ci affiancherà. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. In secondo luogo, per quanto riguarda l'aspetto invece puramente tecnico, abbiamo fatto, o stiamo anzi facendo una campagna di rafforzamento. Conducendola in maniera egregia, lo dico senza peli sulla lingua, perché sono stati presi dei giovani interessanti e dei calciatori esperti che tutti, secondo me, per quanto mi riguarda, potranno essere utili in un campionato difficile come quello della Lega Pro. Ma la cosa che ci tengo più a precisare è che si è mantenuto un aspetto economico, che questa è la cosa più interessante. Un aspetto economico assolutamente legato ai minimi, diciamo, contrattuali. Questa era una politica che ci eravamo prefissati e questa è. Non abbiamo lavorato su cifre notevoli, siamo riusciti a parlare direttamente con i ragazzi, con i calciatori, i quali hanno sposato pienamente il progetto Martina Franca. Lo dico proprio perché sono felice di questo, perché io appena finisco questa conferenza stampa, ve lo dico, all'esetto appuntamento con Bogliasino. Bogliasino ha rifiutato offerte nettamente più importanti del Martina Franca, voglio dire, non ci vuole neanche il sottoscritto che lo dica, ed è felicissimo di iniziare questa avventura con noi. Quindi Bogliasino, unito a Schetter, unito ad Antonazzo, a Migliaccio, a Rullo, ai giovani, comunque altre trattative che ci stanno, ormai si stanno per concludere, siamo già arrivati a quota 16-17, io penso che di meglio non si poteva fare. Quindi con l'entrata in società di questa persona, di questo mio amico che ha deciso, ma io non avevo dubbi perché avevo anche trattato altre situazioni con lui che poi non erano andate a buon fine, finalmente invece ha deciso di entrare, di mettere la faccia e quindi a breve si saprà anche chi è. Aspetto tecnico, l'ho detto, l'aspetto societario è questo. Io concludo con un messaggio, ecco, all'intera città, a tutti, me lo dico anche a me stesso, in modo che così si possa capire. Sono stati fatti dei sacrifici immensi, immensi. Se mi dicono, ma come è stato possibile, guardate, dico, ho difficoltà pure a raccontarvelo perché non è facile costruire una squadra, un organigramma, tamponare situazioni, avere la capacità di dialogo, la capacità di tutto. Quindi noi abbiamo fatto veramente un miracolo calcistico. Io ho messo la faccia, quindi da questo momento in poi, l'ho sempre detto, da quando sono diventato presidente in poi, darò conto di tutto, darò conto di tutto e quindi mi auguro soltanto di, ecco, raggiungere quelli che erano gli obiettivi e che sono gli obiettivi di questa società. Il resto purtroppo sono chiacchiere, io dico, no? Voglio dire, non c'è nulla da dire.
Quindi iniziamo questa nuova avventura. Oggi, grazie al meno male che inizia anche la campagna abbonamenti, da lunedì forse, Giuseppe, adesso dirai tutto quanto te. Ci sarà chiaramente, e concludo, con l'ingresso anche di questa persona, di questo nuovo socio, un organigramma chiaramente più strutturato, che riguarderà l'ufficio marketing, che riguarderà l'aspetto tecnico e che riguarderà un po', diciamo, le varie tematiche nostre e di tutti quanti quelli che stanno adesso in società. Quindi io mi auguro solamente che si possa lavorare serenamente, perché la serenità è alla base del raggiungimento dei risultati. Se viene a mancare la serenità, grazie a Dio io ho imparato anche una cosa nella vita, perché tutti mi dicono: ma sembri sempre sereno, sembri sempre rilassato. Sì, che devo fare? Non sono uno che risponde, non sono uno che si mette contro, sono buono, sono pacifico, però ragazzi, lavoriamo tutti e remiamo nella stessa direzione, perché poi alla fine, voglio dire, ognuno di noi è libero, no, di poter fare o di poter dire quello che pensa. Grazie, e passo la linea, il microfono a Cervellera, che poi vi elencherà le altre questioni. Grazie Presidente. Niente, anche io ci tenevo a mettere in evidenza tutto il lavoro che è stato fatto prima della famosa fiduzione e soprattutto dopo, perché oggi ci ritroviamo qui dopo, se non sbaglio, 15 giorni dalla ultima conferenza stampa in cui annunciavamo appunto che Martina era iscritto in Lega Pro e che potevamo quindi iniziare a programmare un lavoro per quest'anno. Naturalmente non siamo rimasti con le mani in mano, per ciascuno per le proprie competenze, le proprie professionalità, e siamo andati avanti a lavorare dritti per la nostra strada e ad assicurare un futuro al Martina Calcio, un futuro a questa città per quanto concerne il calcio, in maniera serena, come diceva appunto prima il Presidente, e in maniera tranquilla, però lavorando sodo, con molta umiltà e con molta pazienza e con molto lavoro soprattutto. Diciamo che abbiamo cominciato a impostare dei discorsi in 15 giorni. Avevamo detto che dovevano cambiare diversi concetti in questa società e introdurre nuovi concetti. Noi siamo partiti dal brand Valle d'Itria e di là partiamo e di là iniziamo a strutturare un'azione di marketing e di comunicazione efficace. Se io ritengo che la comunicazione e il marketing siano ormai divenuti importanti per chi aspira a far divenire una squadra di calcio una vera e propria azienda, perché nel professionismo occorre questo se vuoi rimanere a galla. E questa è una sfida che noi abbiamo accettato volentieri e che stiamo portando avanti. Stiamo quindi strutturando, come ha detto Massimiliano, l'ufficio marketing. Mi onoro di avere la collaborazione di Carlo Alberto Giuliani, di Sandro Corbascio e di Francesco Turnone. Insieme stiamo lavorando, domani abbiamo un altro anno, un altro appuntamento, perché io dovrò andare in ritiro domani. Stiamo lavorando per strutturare bene questo ufficio, queste competenze, queste incombenze, e stiamo partendo ovviamente, in questo il periodo, dal rapporto con gli sponsor. Noi vogliamo rinnovare un rapporto con gli sponsor quest'anno e vogliamo impostarlo in maniera tale che il nostro sponsor deve essere coccolato, deve essere seguito, deve essere... devono essere fatti dei progetti e delle iniziative tagliate per ciascun nostro sponsor che verranno suddivisi in diverse categorie. Abbiamo in mente ad esempio la categoria dei main sponsor, la categoria dell'official sponsor, la categoria dei supporter e degli amici sponsor. È una suddivisione che ci consente di tagliare appunto progetti per ciascuno dei nostri sponsor che nel corso dell'anno devono essere protagonisti con noi nella stagione sportiva. Dobbiamo essere bravi e essere capaci di abbinare il movimento calcistico con l'aspetto commerciale. Mi sembra una cosa ormai necessaria e fondamentale, e noi andremo a fare questo tipo di lavoro introducendo anche delle iniziative ad esempio nel campo dell'ospitalità. Stiamo preparando un pacchetto hospitality e nei dettagli magari ci entreremo più avanti, perché adesso ci sono tante cose sulla tavola, cose che sono anche in fase avanzata, però mi sembra giusto che sia
che ad esplicarle lo facciamo nel momento successivo. Per quanto concerne invece la comunicazione, anche qui ci sono delle novità importanti. La comunicazione vedrà al centro il sito. Il nostro sito verrà innovato, sarà la nostra carta d'identità, sarà la nostra presentazione. Il nostro sito sarà pieno di contenuti, sarà collegato con tutti i social, con tutti i nostri social, con tutti i nostri riferimenti social, e ci sarà spazio ovviamente necessario per gli sponsor, e ci sarà una cosa che io ritengo importante, che parte per quest'anno la prima volta, ossia ci sarà lo spazio del merchandising, ossia siamo già pronti, abbiamo già individuato l'area del sito per il merchandising e presi gli accordi con i nostri partner sportivi e commerciali, noi partiremo già da quest'anno con il merchandising e valutiamo anche l'ipotesi di aprire proprio un locale in cui venderemo i prodotti ufficiali del Martina, che ripeto però potranno essere già comprati da subito. Io credo che ci siamo dati tempo 10-15 giorni per partire con il merchandising. Già da subito si potranno comprare le magliette del Martina, i gadget del Martina, le sciarpe del Martina. Io spero che quest'anno il Tursi sia un catino dove non passi nessuno, perché già vedere tutti gli spettatori con la maglietta del Martina addosso, e questo è il mio sogno, un po' inglese, però voglio dire, anche se non riempiamo tutto lo stadio con la maglietta bianca-azzurra, almeno la metà cerchiamo di essere, almeno i più temerari, quelli che sfidano il freddo con la maglietta soltanto addosso. Spero che ci sia un colore molto 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 accentuato di bianco-azzurro in tutto il Tursi quest'anno. E poi un'altra cosa che io ritengo molto ma molto importante: secondo me il calcio deve essere un riferimento per tutti, può diventare un riferimento per tutti. Se noi vogliamo portare le famiglie al campo, i bambini, e tutte le estrazioni sociali allo stadio, noi dobbiamo prevedere anche delle iniziative in favore dei soggetti più deboli, dei soggetti più svantaggiati. Il Martina Calcio io voglio che diventi anche un veicolo per aiutare queste persone, e ecco perché noi abbiamo intenzione di aprire quest'anno una vera e propria area sociale, cioè un'area in cui il Martina si renda protagonista a sostegno in favore dei soggetti più svantaggiati, dei più deboli, e su questo ci sto lavorando molto ma molto alacremente, in maniera molto impegnativa, mi sto impegnando in maniera molto forte affinché ci siano dei progetti anche per l'area sociale. Quindi queste sono un po' le novità che abbiamo messo in campo in questi 15 giorni. Io spero che tutto possa andare per il meglio, spero che tutto vada via, continui tutto serenamente, e la strada che abbiamo intrapreso è quella buona, è quella giusta secondo me, e il mio unico pensiero, come ho sempre detto, come quello del Presidente, è di far continuare il calcio a Martina, e magari perché no, sognare, perché il tifoso è giusto che sogni, io sono un tifoso e sogno come tutti i tifosi del Martina. Allora, stiamo anche questa è una cosa a cui ci teniamo molto, stiamo organizzando una presentazione in piazza di tutta la squadra e dello staff tecnico. Il giorno ancora è da decidere, perché stiamo vedendo se prolungare il ritiro sino al 13 in base al calendario della Coppa Italia, perché ancora non è noto. Se dovessimo giocare il 14 ovviamente dobbiamo tornare prima del 13, ma se non giochiamo il 14, così come io spero, possiamo rimanere anche là fino al 13, poi fare un rompete le righe fino al 15-16, quindi dopo Ferragosto organizziamo questa manifestazione in piazza, dove spero che sarà affollata, e presenteremo la squadra a tutta la città. Una domanda: come amministratore, come dirigente della AS Martina, ci sono possibilità concrete che i paesi che si affacciano sulla Valle d'Ivrea possano concretamente fare qualcosa? In che senso? Nel senso di aiuto, di sostegno? Ho sentito parlare che Martina, come AS, l'associazione sportiva, potesse far convergere in qualche modo paesi che si affacciano. Allora, c'è un dato di fatto ed è innegabile: Martina risulta la squadra più importante del territorio, quindi Gioco Forza riesce ad attrarre già per questo persone dai paesi vicinori. Ma non deve essere una tradizione lasciata a se
Certo, certo, per quanto concerne il tuo discorso, che è molto valido, non deve essere un'attrazione lasciata fine a se stessa, e quindi bisogna attivare dei canali anche istituzionali che il presidente, l'ex presidente Muschio aveva già attivato, ad esempio con Loco Rotondo, e io lo posso anche dire, ho iniziato ad attivare anche con Celi e Messapica, con Cisternino, con Villa Castelli. È bello. Ora dobbiamo capire quali sono i modi in cui possiamo interagire. Si può iniziare da tutto, ad esempio stiamo cominciando a prevedere un punto vendita di biglietti a Loco Rotondo. Possiamo prevedere una forma di collaborazione anche per quanto concerne l'utilizzo dello stadio, e questo è stato già fatto nei confronti del sindaco Scatigna, ma abbiamo un buon rapporto anche col sindaco di Putignano, che ci può concedere ancora una volta il suo stadio per fare gli allenamenti. Di Cisternino ho parlato anche dello stadio di Cisternino, perché io almeno ritengo che Cisternino, anche se sia un campo di terra battuta, però è a 10 km di qui, e allenarsi a 10 km di qui è un grandissimo vantaggio. E calcoliamo che in queste città non c'è titolo sportivo, cioè non c'è nulla, quindi noi abbiamo anche questo vantaggio per quanto ci riguarda di poter dialogare con queste città, sapendo e ben consapevoli che lì c'è uno spazio libero che possiamo utilizzare. Poi per quanto riguarda le forme di partecipazione di questi comuni nei confronti della società di calcio del Martina, è una cosa che non può essere lasciata a se stessa, ma bisogna studiarla, bisogna attivare e dare impulso a delle azioni concrete, e sicuramente io parto con un vantaggio almeno iniziale, perché avendo rapporti istituzionali anche con tutti questi comuni posso interagire con i comuni più facile, insomma. Grazie, una domanda al Presidente, non è un fatto nuovo ovviamente, ma che cosa si ad andare a presiedere la squadra di un'altra città? Questa è una domanda particolare per me, poi voglio dire dobbiamo fare sempre niente domande. Io ho azzerato tutto, per me Martina rappresenta una grande opportunità, e quindi tutte le mie idee, tutta la mia voglia, tutta la mia esperienza la sto mettendo a servizio della città. Cioè la sua passione sportiva. Sì, no, per me è azzerato tutto. Io vedo i colori bianco-azzurri, voglio dire, con tutto il rispetto parlando. E quindi lavoro, per me è un lavoro, perché chiaramente non sono venuto qui per vedere solamente calcio, ma chiaramente calcio-azienda, l'ho sempre detto. Per me è indispensabile a fine anno portare avanti almeno una valorizzazione, perché se l'ho fatto e sono riuscito vuol dire che ho lavorato bene. Se dobbiamo arrivare a maggio per dire ci siamo salvati, sì benissimo, uno straordinario risultato, ma ahimè non abbiamo risolto poi granché a livello anche economico, allora mi dispiacerebbe. Quindi il mio intento è quello di crescere i giovani, di valorizzarli, poi di avere l'opportunità anche negli altri anni, quindi di avere, come devo dire, un tornaconto economico a livello aziendale, non che ti rimangano i soldi, nel senso che, però che ti consentano di fare la gestione in maniera più leggera, no? È normale dire questo. Da domani un appello ai tifosi, alla tifoseria, a tutti i cittadini Martina Franca che tengano alle sorti della squadra di calcio, un appello veramente con il cuore. No Martina, no parti vuol dire che da domani si può sottoscrivere l'abbonamento. Ci sono delle agevolazioni per gli under 14, per le donne, per gli over 65, ci sono degli sconti. Domani dalle 10 alle 12.30, ogni giorno, da domani, dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 17 alle 20 è possibile recarsi alla sede del Martina in via Armando Diaz per sottoscrivere il proprio abbonamento. Questa è una testimonianza di amore, di affetto nei confronti della squadra di calcio, ed è un'azione che a noi ci consente di lavorare serenamente, di lavorare tranquilli, perché ovviamente io sono in questi giorni in giro per la raccolta delle sponsorizzazioni degli amici che decideranno di sostenerci, però l'apporto dei tifosi per me è significativo. È importante, perché dimostra l'attaccamento dei tifosi alla società di calcio e ci dà maggiore forza nel continuare a programmare anche per il futuro. Quindi è una cosa importantissima. Io prego tutti quanti di sottoscrivere l'abbonamento. Grazie.